anche sottomarino. Guarda che bella, dimmi se non è bella, è lei. L'impostazione di guida è abbastanza regolare, l'unica cosa il gomito del Watts, gomito del tennista, gomito del Watts, che è lo stesso del gomito del Defender. Ottimo. Terza. Seconda. Non riesco a tenerla aperta. La macchina è stata montata dall'IKEA. E piano piano che vado, si vedono, comunque va bene, metto la benzina, che oggi costa di meno, 4 slot e 63. Ecco qui, è una, ogni volta che metto la benzina mi prende male, siccome la metto ogni giorno. Come vedete, io centro il buco, ogni volta centro il buco, eppure poi mi vengono fuori delle macchie. Si sente il rumore caratteristico del sommergibile in immersione? Rifaccio. Questo che cosa vuol dire? Che quando sei in città va bene se vuoi farti quadricipiti, perché ogni volta sei lì col semaforo, le macchine in coda, quindi devi sempre essere tac pronto per schiacciare la frizione e tac per schiacciare il freno. Rimangono molto alti rispetto a una macchina normale. And this is what? What the fuck? Una piccola riflessione. E mi sembra di capire che questa qua sia la macchina di Lampoon Vacation. Mo me lo magno. Se teniamo quelle originali va bene lo stesso, perché tanto ci sono le ridotte. 2016 cilindrata, 112 cavalli. Ecco, il problema che c'è quando fa freddo è che si blocca la... Ricordo i mitici deflettori che fanno una grande parte. Il cassettino, che mi sembra che sia un po' sgarrato, per salire nel Watts. Si apre la porta, si mette il piede qua, ma io lo metto direttamente qua, mi aggancio al volante e via che salgo. Attenzione da prendere nota. Questa è l'altezza della frizione. ,80 rimani sdraiato perfettamente. Questo che si sta arrugginendo. Possiamo vedere un altro spot qua nuovo. Ah. Eccoci qua, come va? Bene, proviamo qui in questa zona di lavori e vediamo come si comporta il Watts nel mug. Let's mug it! Ah, prima è meglio che mi metto le ridotte.
vediamo come va qui nel mag. So far so good. Spunghe adesso. E devo dire che a parte gli spallottamenti va senza problemi. Sono al bidronche. La lista delle bottiglie. Se ognuno di noi cambia la propria profile picture con la bandiera italiana, siamo già vincitori! Forza Italia!